sono un'operatore culturale nel campo del teatro e dello spettacolo. In particolare mi sono formato alla scuola d'arte drammatica del teatro stabile di Milano, a partire dal 1993. Nel contesto ho avuto il privilegio di conoscere Giuseppe Pandolfi. Salve a tutti, mi chiamo Fabio Iotta, ho 35 anni. Salve a tutti, mi chiamo Fabio Iotta, ho 35 anni e sono un operatore culturale nel campo del teatro e dello spettacolo dal vivo. In particolare, mi sono formato alla scuola d'arte drammatica Umberto Spadale del Teatro Stabile di Catania a partire dal 1994. In tale contesto ho avuto il privilegio di conoscere Giuseppe Pandolfo, costumista e scenografo di rinomanza internazionale, che vanta collaborazioni con il teatro, come dire, il Teatro Olimpico di Vicenza e altri teatri italiani. Giuseppe Pandolfo è stata una figura di riferimento per generazioni di artisti e ho avuto la fortuna di stargli accanto per 17 anni. Il maestro è mancato nel luglio scorso, nel luglio 2011, per un sarcoma osseo e sono rimasto completamente solo nella casa che dividevo con lui. Dopo avergli prodigato assistenza materiale, morale e spirituale, nel mese di agosto 2012 mi è stato notificato l'inizio dell'iter giudiziario promosso da Cecilia Pandolfo, sorella del defunto, e finalizzato al reintegro del compossesso dell'appartamento da me indebitamente occupato. In breve, si vuole cacciare via dalla casa che occupo e che dalla casa che divido con mio compagno senza che mi venga riconosciuto alcunché. E chiunque abbia l'occasione di vedere questo filmato, l'associazione di solidarietà per le famiglie di malati terminali e volontari e specialisti di diritto privato e di diritto di famiglia, chiedo attenzione, assistenza e consiglio su come mantenere la condotta al riguardo. A tal proposito vi chiedo di contattarmi immediatamente al seguente indirizzo di posta elettronica: liottafabio@mail.it. Io vi ringrazio e arrivederci. Salve a tutti, mi chiamo Fabio Iotta, ho 35 anni e sono un operatore culturale nel campo del teatro e dello spettacolo dal vivo in particolare. Mi sono formato alla Scuola d'Arte Drammatica del Teatro Stabile di Catania a partire dal 1994. In tale contesto ho avuto il privilegio di conoscere Giuseppe Pandolfo, costumista e scenografo di rinomanza internazionale, che vanta collaborazioni con teatri come il Teatro Olimpico di Vicenza e altri teatri italiani. Giuseppe Pandolfo è stato una figura di riferimento per generazioni di artisti e ho avuto la fortuna di stargli accanto per 17 anni. Il maestro è mancato nel luglio del 2011 per un sarcoma osseo ed io sono rimasto completamente solo nella casa che dividevo con lui, dopo avergli prodigato assistenza materiale, morale e spirituale. Nel mese di agosto 2012 mi è stato notificato l'inizio dell'iter giudiziario promosso da Cettina Pandolfo, sorella del defunto Giuseppe, è finalizzata al reintegro dal compossesso dell'appartamento da me
casa che ho condiviso col mio compagno senza che mi venga riconosciuto alcun diritto. A chiunque abbia l'occasione di vedere questo filmato, l'associazione di solidarietà per le famiglie malati terminale, ai volontari, agli specialisti di diritto privato e di diritto di famiglia, chiedo attenzione, assistenza e consiglio su come mantenere la condotta a riguardo. A tal proposito vi chiedo di contattarmi immediatamente al seguente indirizzo di posta elettronica, liottafabio@hotmail.it. Grazie ed arrivederci.